Sono una donna del vino, mi chiamo Elisa Semino, vengo da Vo di Tortona, un piccolo paesino che proprio apre la porta del Piemonte. Siamo sui colli tortonesi, sud-est del Piemonte. Ho deciso di entrare alle Donne del Vino perché questa associazione dà parola a tante sensazioni che noi donne del vino proviamo ogni giorno, sia se siamo direttamente nel vigneto, in campo, oppure se siamo in cantina. Oppure se stiamo facendo magari una trattativa anche con i nostri clienti che sono dall'altra parte del mondo. Ho iniziato a occuparmi di vino da giovane e man mano col tempo ho proseguito appunto questo cammino, una storia aziendale familiare e ci troviamo appunto a Vo, abbiamo 30 ettari di vigna in questo momento e vinifichiamo tutte le nostre uve di produzione. La nostra zona finalmente è riconosciuta in questo momento per essere una zona di produzione di vini bianchi. Questo vitigno bianco a bacca bianca si chiama Timorasso. Il Timorasso che sta per prendere sempre di più, sta per essere sempre di più riconosciuto con il nome d'Ertona, che è il nome della vecchia città di Tortona. Si sta facendo conoscere nel mondo per essere un grande bianco da invecchiamento. Quest'anno presentiamo proprio il Dertona, l'annata 2020, che con grande orgoglio per noi è la nostra 20ª annata, perché la nostra prima annata di Dertona è stata proprio il 2000, perché abbiamo piantato il Timorasso nei nostri vigneti, nei nostri terreni alla Colombera nel 97, nel 98, nel 2000, poi nel 2005, in diversi punti della Colombera, in diversi punti delle colline, e appunto in diversi momenti. E oggi facciamo il nostro Dertona, appunto per richiamare sempre di più l'origine di un territorio dove è nato appunto il Timorasso, con sette vigne diverse, proprio perché Dertona esprime un territorio. I colli tortonesi non sono piccolini e usiamo appunto diverse vigne solo della varietà Timorasso per riuscire a esprimere al pieno le sfaccettature di questo grande bianco da invecchiamento. Ci piacerebbe, anzi ci piace ogni giorno accogliere le persone in cantina. Noi siamo stati una cantina che già da tanti anni, già da sempre praticamente abbiamo accolto le persone in cantina. Oggi finalmente siamo riusciti a fare una nuova sala degustazione proprio per la ricezione del cliente e per raccontare i nostri vini. Una delle cose più belle è proprio questo, raccontare i nostri vini, raccontare la nostra esperienza che parte appunto dalla terra, dal vigneto, da quando riesci a piantare una vigna, a quando vedi appunto l'uva che man mano matura e che la porti in cantina e riesci appunto a creare questo grande nettare. Quindi vi aspettiamo tutti in cantina, noi siamo a Vo, la Colombera, sui colli tortonesi e poi vi sapremo consigliare anche dove andare a cercare altre donne del vino, altre bellissime aziende, altre ristoratrici donne del vino, piemontesi e non solo.